Buonasera, benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, l'appuntamento settimanale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata di oggi di politiche industriali europee, vale la pena citare qualche dato, ad esempio più del 50% dell'export realizzato dalle aziende italiane ricade nel contesto UE e ancora le regole europee rappresentano il 70% del corpus normativo di riferimento, quindi è auspicabile che queste tematiche siano al centro dell'agenda per il prossimo Parlamento europeo che siamo chiamati a scegliere nella prossima tornata di giugno. A tale riguardo vale la pena sottolineare che Confindustria assolutamente segue queste tematiche e ha stilato un documento molto importante, Fabbrica Europa, di cui parleremo nel corso della nostra puntata. Passo quindi a presentare i nostri ospiti. Abbiamo in studio Erika Rastelli, vicepresidente Yes for Europe e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera. Ancora in studio Filippo Lucci, amministratore delegato Consorzio.Europa e consulente senior Formes PA. Buonasera. Grazie per l'invito. Andiamo in collegamento per salutare Stefano Pan, vicepresidente di Confindustria per l'Europa. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Inizio proprio dal vicepresidente in collegamento per fare un commento alla introduzione che abbiamo esposto in apertura di trasmissione e quindi capire come la solidità economica dell'Europa ha un ruolo fondamentale e quali sono le dinamiche chiamate in causa. A lei, vicepresidente. Grazie, saluto tutti. Il ruolo dell'Europa è importantissimo, è un tesoro che dobbiamo preservare e dobbiamo continuare a sviluppare. È un modello di libertà, di democrazia, di Stato di diritto, di prosperità che è unico al mondo. Se pensiamo che siamo il 6% della popolazione mondiale, generiamo il 15% del PIL del mondo, è la cosa più straordinaria, il 40% delle prestazioni sociali che ci sono nel globo. E alla base di questo, il motore che permette di fare questo c'è l'industria. L'industria è quel settore che ha la leva più forte in assoluto per generare ricchezza, tenere insieme la società, creare coesione. Noi ne siamo consci, ma nella discussione e in generale che si segue, questo ruolo centrale dell'industria è venuto in Europa, è venuto a mancare. C'è stato un approccio, direi, post-industriale nelle politiche europee degli ultimi decenni che dobbiamo assolutamente recuperare. Se andiamo a vedere i nostri grandi competitor al mondo, gli Stati Uniti, la Cina, l'India, tutti stanno mettendo la politica industriale al centro delle loro attività, dei bilanci che hanno. Noi non l'abbiamo più fatto e dobbiamo recuperare proprio questo. Se non riusciamo a fare, rimettere l'industria al centro, non c'è futuro, non c'è quella capacità di tenere insieme la società. Abbiamo una fotografia drammatica, l'Europa si è sviluppata bene, ha questa ricchezza importantissima, ma sta perdendo velocità. Sta perdendo velocità in un modo drammatico. Se pensiamo che solo 10 anni fa l'Europa e il PIL europeo e quello degli Stati Uniti erano quasi uguali, 10 anni dopo l'Europa ha perso colpi e siamo soltanto al 65% del PIL americano. È come se l'America avesse aggiunto, e lo ha aggiunto al proprio PIL, il PIL dell'Italia, il PIL della Germania e il PIL della Francia messi insieme. Se non riusciamo a recuperare questa ricchezza, questa generazione di beni comune, non riusciamo a tenere insieme l'Europa e avremo dei problemi molto grossi da affrontare. Per questo noi come Confindustria, come attore sociale, vogliamo essere parte della risposta e abbiamo redatto Fabbrica Europa. Fabbrica
perché riporta al centro proprio il concetto della fabbrica, una fabbrica di idee, e di Europa perché è la dimensione nella quale dobbiamo pensare tutti insieme, dobbiamo agire insieme, non c'è nessuno Stato, singolo Stato europeo che da solo possa sfidare, vincere una competizione che è globale. Questa operazione l'abbiamo fatta coinvolgendo tutto il sistema di Confindustria, quindi tutti i territori come Confindustria Abruzzo, con tutti i settori dove abbiamo un grandissimo know-how, e abbiamo redatto un decalogo che aiuta a chi entrerà nel Parlamento europeo di vedere come si può gestire questa sfida che è complessa, dove non c'è solo una soluzione ma una molteplicità di soluzioni, mettendo dentro tutto il know-how, tutta l'esperienza che abbiamo come Confindustria, e le mettiamo al servizio della comunità. Questo documento lo abbiamo presentato in una roadshow in Italia ai candidati europarlamentari che si candidano al prossimo giro l'8 e il 9 di giugno per avviare una discussione molto intensa. Abbiamo toccato 9 città in Italia, abbiamo discusso con gli europarlamentari i nostri punti di vista, hanno partecipato imprenditrici, imprenditori per creare questo dialogo di base, e poi questo sarà un processo che porteremo avanti specialmente nei primi mesi dopo l'insediamento del Parlamento europeo, perché è lì dove daremo gli impulsi per le politiche che servono per rafforzare l'Europa, per dare spunto ai giovani, per far vedere che abbiamo un modello che è vincente e che ci può rendere più forti tutti insieme. Grazie Vicepresidente, molto esaustiva questa risposta, ha accennato al ruolo dei giovani e ciò mi consente di tornare qui in studio per chiedere al Vicepresidente Rastelli qual è dal suo osservatorio il ruolo dei giovani in rapporto con l'Europa e che cosa emerge dalle varie dinamiche. A lei. Parto facendo le mie congratulazioni al Vicepresidente Pan per il rinnovo di questa carica. È importante per noi giovani contare su una Confindustria forte a Bruxelles, a Strasburgo. Sono qui come Vicepresidente di S4Europe a rappresentare tanti imprenditori italiani che credono in questa Europa e la considerano la propria casa. E quindi, essendo l'Europa la nostra casa, siamo chiamati ad averne cura, e una delle maniere per averne cura è sicuramente recarci alle urne l'8 e il 9 giugno. E come istanze, siamo di ritorno adesso da Istanbul, dove abbiamo avuto il nostro Executive Committee, stiamo portando avanti la richiesta all'Europa tramite anche attività di soft lobby, di tenere in considerazione i giovani, tenere in considerazione la possibilità che i giovani possano avere di avere credito per poter investire nelle loro start-up. Stiamo vedendo che la crescita di start-up sta aumentando tanto anche nel nostro paese, tuttavia ci sono tante piccole e medie imprese che chiudono, quindi dobbiamo tenere presente che il 70% della legislazione che riguarda le nostre imprese proviene dall'Europa, quindi è sensato che tutti vedano questa Europa vicina e non così lontana come tanti intorno a noi la percepiscono. È importante che noi giovani continuiamo a intervenire su temi quali la formazione. Io viaggiando tanto in Europa vedo come in tanti paesi europei oggi essere imprenditore viene insegnato già dalla scuola elementare. Ecco, in Italia forse dovremmo prendere spunto da tanti paesi che sono anche nell'Executive Committee con me per rappresentare questi giovani imprenditori, partire proprio dall'educazione. Fare impresa non è solo portare avanti un'impresa, una fabbrica come tanti di noi fanno, ma anche serve saper fare l'imprenditore anche per gestire banalmente la propria famiglia, quindi fare impresa può significare partire dal piccolo per arrivare poi al grande, e quindi io direi che la formazione è fondamentale, l'educazione,
Ovviamente tutti i temi che sono stati necessari in questi ultimi anni sostenere, che è stato necessario per noi sostenere, abbiamo avuto necessità di adeguare le nostre imprese sul lato del digitale, sul lato green, e quindi è ovvio che tutte le attività necessarie per questi giovani per fare fronte a queste nuove sfide, noi le sosteniamo con forza. Decisamente. È stato molto interessante ascoltare questa sottolineatura legata alla necessità di far crescere la cultura di impresa. E annuiva il dottor Lucci, dal quale vado per capire meglio come dalla sua realtà si sostiene la cultura di crescita del territorio e come si supportano le aziende. Beh, intanto diciamo che comunicare oggi vuol dire sempre di più crescita, lavoro, trasparenza, capacità di fare innovazione, quindi far conoscere le opportunità, avere un osservatorio privilegiato e portarlo poi alla conoscenza del territorio, delle imprese, dei portatori di interessi, dei comuni, delle pubbliche amministrazioni diventa strategico. Noi come Consorzio Punto Europa gestiamo lo Europe Direct, che è il centro ufficiale della Commissione Europea per l'Abruzzo, quindi l'Europa investe sul consorzio per divulgare le politiche europee. È sempre più difficile, è sempre più complesso in un momento di grandi trasformazioni, però è anche entusiasmante. Mi faceva molto piacere ascoltare la vicepresidente Rastelli quando diceva abbiamo bisogno di un'Europa più vicina. Ecco, io aggiungerei più vicina, più concreta, più riconoscibile, sentirci parte di questa istituzione diventa fondamentale. La politica troppo spesso indica nell'Europa il responsabile di tanti problemi, di tante cose che non vanno, perché l'Europa è distante. Allora è facile anche scaricare responsabilità. Dovremmo recuperare quel senso delle istituzioni e anche quella consapevolezza che invece stare insieme, condividere progetti, migliori pratiche, anche differenze che possono diventare punti di forza, diventa sempre più strategico. In un momento in cui l'Europa ci chiede di essere veloci, di avere idee, intraprendenza, capacità di investimento, dopo 20 anni di blocco economico, dove ci avevano detto che non c'erano le risorse, non c'era economia, che eravamo in crisi, non si poteva assumere nella pubblica amministrazione, era tutto paralizzato. Adesso invece improvvisamente bisogna spendere tanto e velocemente, bisogna avere le professionalità, bisogna avere le idee e avere anche questa capacità imprenditoriale che è frutto di una cultura di impresa, abbiamo detto, saper gestire ma saper anche guardare oltre, capire dove ci porta il futuro e quindi anticipare il cambiamento per poterlo governare. E tutto questo il Consorzio Punto Europa lo sta facendo. Noi abbiamo gestito nell'ultimo biennio 180 milioni di euro di progetti scritti, aggiudicati e anche rendicontati, che è veramente una cifra molto importante, gestendo sì, abbiamo detto, lo sportello della Commissione Europea, ma anche gli sportelli per esempio per le tre fondazioni bancarie, Carispac, Fondazione Tercas a Teramo e Fondazione Pescara Abruzzo a Pescara, lo sportello che abbiamo gestito per i costruttori. Veramente un mondo così in forte crescita, quello delle costruzioni, dell'edilizia, che guarda l'efficientamento energetico con grande interesse, e anche lì abbiamo dato supporto con finanziamenti per milioni di euro. E poi vorrei citare sicuramente Invitalia, per il quale siamo lo sportello per la misura Resta al Sud. Oltre 100 imprese sono nate grazie al Consorzio Punto Europa e a questa misura sempre aperta che premia i giovani imprenditori, le start-up dai 18 ai 55 anni che vogliono investire, ma anche e soprattutto chi vuole fare nuovi processi, nuovi servizi a favore della propria impresa o anche iniziare un processo di internazionalizzazione. Tutto questo si può fare perché le risorse ci sono. Non mancano più i professionisti, noi diciamo, perché noi abbiamo creato una rete, un tavolo con oltre 80 professionisti delle regioni del centro Italia per affiancare proprio le imprese e anche la pubblica amministrazione. Laddove c'è una buona pubblica amministrazione che funziona, anche l'impresa viaggia meglio, va più veloce, ha risposte anche per, diciamo, investire in maniera più agevole.
Noi siamo molto soddisfatti di questo percorso, però l'Abruzzo è in cammino e deve fare di più, può fare di più al centro dell'Europa. Siamo noi reduci da un grande evento che abbiamo organizzato, una mostra sui paesaggi culturali d'Abruzzo in Europa. L'abbiamo fatta dentro il Parlamento Europeo a Strasburgo, abbiamo avuto Ursula von der Leyen, la nostra Presidente, che ha inaugurato la mostra e è venuto a visitarci, oltre 15 europarlamentari, anche il Presidente Mario Draghi. Per un piccolo, una piccola realtà di provincia come e Consorzio.Europa, avere questa vetrina, questo sguardo sull'Europa ci ha consentito di aprire nuovi scenari, nuovi percorsi, nuove relazioni che dobbiamo utilizzare dal 10 di giugno dopo le elezioni europee per poter fare grandi cose qui in Abruzzo. Bellissimo messaggio, un modo per spronare le realtà abruzzesi a prendere consapevolezza di quanto si possa fare in tanti ambiti. Durante le esposizioni dei nostri ospiti è emersa più volte qualche considerazione relativa ad aspetti importanti quali la digitalizzazione, la capacità di saper innovare. Quindi andrei dal nostro vicepresidente in collegamento per capire meglio queste tematiche legate anche alla transizione, l'innovazione nell'industria, come si affrontano oggi e qual è il suo punto di vista. A lei, Pan. Mi è piaciuto molto questo approccio che ho sentito di Erika Rastelli e di Filippo Lucci sulle competenze e l'entusiasmo che si mettono insieme, che ispirano e danno forza. E l'Abruzzo in Europa è un esempio concreto di come c'è una contaminazione positiva. Tutto parte dalle regioni. Delle ragioni che esprimono poi un concetto generale ed è quello che ho riscontrato seguendo le attività poi della Confindustria Europea. C'è Business Europe che raccoglie tutte le confindustrie nazionali delle quali ci incontriamo per fare proprio questa, trasmettere questo doppio incarico, le competenze da una parte e l'entusiasmo per far vedere che le soluzioni ci sono, che ci sono i meccanismi, le tecnologie per trovare una soluzione che ci permette di fare ancora più in Europa. Con le grandi crisi, Covid prima, la guerra in Ucraina dopo, i prezzi dell'energia che sono schizzati, la reazione tra tutte le confindustrie è stata quella di sentirsi ancora molto più uniti. Sono sempre le persone che fanno la differenza e le persone, che in questo caso sono capitani e capitani d'azienda, si sentono questo ruolo speciale, storico, che dobbiamo affrontare tutti insieme, ed è un momento veramente che fa la differenza. L'Europa è stata costruita, l'Unione Europea, dall'industria. L'Italia è stato un paese fondatore. Stiamo rivedendo la stessa drammaticità da un lato, ma anche lo stesso entusiasmo. In Business Europe abbiamo fatto un'analisi di cosa dobbiamo fare a livello europeo, unendo le forze e le tre priorità che sono emerse, che abbiamo bisogno di una politica energetica, abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, dobbiamo trovare una soluzione europea all'energia che diventi accessibile, abbordabile e sicura, che l'Europa soffre da una eccessiva regolamentazione e che le procedure per le autorizzazioni sono estremamente lente. Mentre gli altri corrono, noi corriamo il rischio di essere fermi. In Business Europe, di cui sono anche il vicepresidente, sono firmatario di un progetto proprio sui processi autorizzativi. Abbiamo fatto un'analisi in tutta Europa, alla quale ha partecipato in modo molto forte proprio Confindustria, ed è emerso che l'83% di tutte le aziende dicono: io non investo perché tutto è troppo complicato, devo poter correre di più, devo poter fare di più. E qui subentra questa voglia di tornare a regole che servono, ma devono essere di meno, devono essere chiare e devono permetterci di tornare a correre, perché solo se possiamo sviluppare e dare slancio alla capacità delle nostre imprese, avremo un futuro in Europa basato sull'industria intelligente, aperta e molto coesa. Quindi per essere competitivi bisogna essere anche tempestivi e efficaci dal punto di vista burocratico. È una visione molto, molto complessa, ma
obiettivamente non è irrealizzabile, questo è un dato di fatto. Torniamo con queste considerazioni qui in studio. Si parlava prima il vicepresidente Pan ha parlato di un progetto importante, Business Europe, e tenteremo di capire come i giovani incidono in questo ambito. Chiediamo quindi alla vicepresidente Rastelli: Reboot Europe in che cosa consiste, come i giovani interpretano questa progettualità e questa visione di Europa e di futuro. A lei. Innanzitutto ringrazio Confindustria Bruxelles per aver dato l'opportunità a noi giovani di poter partecipare a Reboot Europe. Sono stata al B7 settimana scorsa e anche il direttore di Business Europe lanciava con entusiasmo questa iniziativa, sottolineava la sua importanza. Al centro di Reboot Europe c'è la voglia, perlomeno di noi giovani, di volere che le nostre aziende siano competitive, gira tutto intorno a questo. Quindi chiediamo che l'Europa sia un'Europa aperta, che sia un'Europa resiliente, come lo sono le nostre imprese. D'altronde reboot come termine, no? Si usa quando si vuole riavviare un PC. Quindi chiediamo a questo nuovo Parlamento europeo che vedremo a breve di tenere in considerazione tutti i nostri suggerimenti per avviare e riavviare una serie di politiche che permettano ai nostri ecosistemi imprenditoriali di essere solidi. Come lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo anche come Confindustria Giovani, sostenendo il voto, come già accennavo prima. Abbiamo fatto un convegno a Borgo Egnazia, che sarà anche la sede del G7, un convegno a porte chiuse, dove abbiamo avuto il direttore dell'Ufficio Italia del Parlamento Europeo, il dottor Corazza, con il quale abbiamo detto perché vogliamo che venga utilizzato il nostro voto. E abbiamo sottoposto all'attenzione, anche abbiamo fatto conoscere, abbiamo fatto cultura intorno a noi del perché riteniamo sia fondamentale votare. Questi progetti di Business Europe ci aiutano a far sì che le nostre aziende si trovino un terreno maggiormente fertile su due fronti, sia su una crescita dell'economia interna, perché tante delle nostre aziende lavorano prettamente nel mercato europeo, ma anche e soprattutto per acquisire nuove quote di mercato fuori dai nostri confini europei. Con Yes for Europe siamo prossimi a un viaggio in Brasile, nel quale parteciperemo al G20 dei giovani imprenditori, così come lo saremo con Giovani Imprenditori Confindustria. Al G20 andremo a scrivere quelle che sono secondo noi imprese europee con un prodotto made in Europe, le istanze che anche i politici dovranno tenere in considerazione nell'incontro che avranno nei prossimi mesi in Brasile. Vogliamo che questo dialogo sia sempre più vigoroso e attivo, vogliamo che ci tengano in considerazione, perché di fatto siamo presenti al G20 grazie alle nostre imprese, e quindi è importante che noi come Europa facciamo la nostra parte. Io nel mio piccolo faccio la mia, le imprese abruzzesi fanno la loro, tutti noi giovani italiani e europei facciamo la nostra, e ognuno dando il proprio piccolo contributo sono certa che riusciremo tutti assieme a mantenere questa competitività alla quale tanto teniamo. Senz'altro, ve lo auguro, e ci sono tutte le premesse perché ciò possa accadere, quindi non solo giovani come persone che desiderano tracciare un futuro diverso, ma che concretamente fanno proposte e portano istanze da attuare. Questo è molto, molto bello. Quando si parla di giovani, passiamo al prossimo ospite per continuare ad approfondire questo ambito. Dicevo, parliamo di Next Generation EU, parliamo anche di altre
misure non solo legate ovviamente ai giovani, abbiamo il PNRR che hanno messo a disposizione importanti risorse per i territori. E tentiamo di capire come in Abruzzo esattamente tutto ciò ha impattato, quali sono le aziende e i comparti che ne hanno beneficiato di più e quali sono soprattutto in un'ottica di prospettiva più larga e lungimirante, quali sono i progetti e le aree di investimento. A lei, Lucci. Beh, intanto ricordiamo che siamo in una congiuntura economica straordinaria perché abbiamo la nuova programmazione europea che entra nel vivo, la 21-27, dopo un ritardo causato dal Covid, e oggi i bandi iniziano ad essere pubblicati, sia i fondi diretti che i fondi indiretti. Poi abbiamo in Abruzzo questa straordinaria opportunità del fondo complementare Sisma, il Next Appennino, 1.750 milioni di euro di risorse che sono arrivate attraverso indicazioni dirette del commissario alla ricostruzione e una quota parte, circa 700 milioni a bando per le imprese e su alcune linee di investimento molto significative. Noi come Consorzio Punto Europa ne abbiamo gestite molte, che significa vedere proprio nuovi progetti che nascono, nuove imprese che realizzano, nuovi percorsi di crescita. Noi abbiamo curato in particolar modo nel settore dell'accoglienza turistica molte imprese che avranno l'opportunità di rimodernare le proprie strutture rendendole appetibili dal mare alla montagna. Sapete tutti quanto è importante il settore del turismo nella nostra regione, ma ancora nell'ambito proprio dell'internazionalizzazione molti investimenti, molte risorse che arrivano proprio da questa occasione che è il fondo complementare. Noi abbiamo poi sicuramente servito anche le pubbliche amministrazioni, al quale abbiamo cercato di dire no, stop alle fioriere, alle rotonde, alle panchine, alle fontanelle. Il piano nazionale di ripresa e resilienza deve avere un valore di sviluppo economico 1, perché sicuramente nei prossimi anni dovremo ripagare e ripianare quelle risorse che oggi ci vengono affidate dall'Europa, e quindi progetti strategici di sviluppo territoriale, ma anche creare le condizioni perché le imprese possano investire su questi territori, sui nostri territori, in maniera più agevole, in maniera più confortevole, e poi la valorizzazione di tutte le reti. Abbiamo fatto un lavoro straordinario con i paesi trasfrontalieri, abbiamo gestito progetti, voglio citare quello più importante sull'emergenza ambientale, il rischio sismico, incendio boschivo e inquinamento delle acque del Mediterraneo da sversamento di oli di grandi imbarcazioni, 16 milioni di euro messi a terra, rendicontati, e già stanno producendo per esempio per questa estate la possibilità dei nostri volontari di protezione civile di avere un equipaggio e tutta la tecnologia applicata per non rischiare e per intervenire immediatamente sia sulle montagne ma anche nelle imprese che hanno problemi, che possono avere imprese problemi nelle zone industriali, e sappiamo che di episodi, di incendi, di situazioni di complessità e di emergenza ce ne sono. Ma voglio citare anche un altro bellissimo progetto che abbiamo realizzato con Confindustria Puglia insieme al Politecnico di Bari, il Comune di Gioia del Colle, sulla valorizzazione della filiera alimentare della mozzarella. Ecco, anche lì una rete di soggetti che operano insieme e che vedono protagonista soggetti abruzzesi che vanno a dare il proprio contributo di professionalità fuori regione e per tornare all'Europa, che è quello che ci interessa, perché l'8 e il 9 giugno è un appuntamento troppo importante, elezioni veramente strategiche per il futuro dei nostri territori, di questa Europa che deve essere, ripeto, più forte e più anche riconoscibile, più autorevole se vogliamo. Abbiamo sicuramente realizzato questo progetto grazie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha indicato Consorzio Punto Europa come soggetto attuatore delle regioni del centro-sud sul il futuro dell'Europa. Il documento è stato pubblicato dal governo italiano. Noi siamo l'unico soggetto del territorio abruzzese per le regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Calabria che ha partecipato attivamente, che ha scritto un intero capitolo del piano. Ecco, chi entrerà
a governare la nuova Europa dovrà tener conto della base. Il piccolo diventa grande, il grande deve diventare piccolo affinché la base, i territori possano avere voce realmente e quindi le politiche europee siano concrete, non scollegate dalla realtà. È uno sforzo che anche noi stiamo facendo come Consorzio Pure Tutta Europa per farlo comprendere e devo dire grazie anche a Confindustria perché questa visione che abbiamo ascoltato oggi dei due vicepresidenti e anche della Rastelli che conosco e seguo da tantissimo tempo e che stimo, ecco, questa partecipazione attiva in tutte le politiche europee, in tutte le iniziative hanno immediate ricadute sul territorio in termini di visione, di investimenti, di creatività e di reti, che è quello che ci interessa. Grazie mille Lucci, non poteva esserci chiosa migliore per questa nostra trasmissione, quindi un appello, un invito a tutti i cittadini ad esercitare il proprio diritto di voto in occasione di un appuntamento elettorale così importante per il nostro territorio e per l'Europa in maniera molto più allargata. Quindi io non posso fare altro che ringraziare i nostri ospiti, vado in collegamento per fare un sentito ringraziamento al vicepresidente Stefano Pan, grazie. Grazie a voi. In studio ringraziamo la vicepresidente Erika Rastelli. Grazie a voi. E grazie per l'intervento al dottor Filippo Lucci. Grazie, continuate così. Andiamo a ringraziare adesso per la parte tecnica il nostro regista Andrea Di Fabio. Ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata.